Benvenuti appassionati di volley al palazzetto di Talmassons. Si sta per alzare il sipario sulla stagione 2016-2017 del campionato di B1 femminile girone B. Questa sera seguiremo la squadra di casa CDA Volley Talmassons contro le sorelle Ramonda Montecchio da Vicenza. Una partita inedita per la categoria perché il Montecchio ha acquisito i diritti per la B1. Quest'anno acquisendoli dal Rovigo e quindi una sfida inedita, e per commentarla come al solito accanto a me il presidente del Volley Talmassons Gianni De Paoli. Grazie Silvia, grazie di essere presente anche quest'anno, grazie alla TV che rappresenti per trasmettere e far vedere uno sport come la pallavolo che è molto trascurato dai media e non compensa gli sforzi che facciamo per tenere quattro squadre in B1 in regione. Quattro squadre, l'hai detto tu Gianni, un girone B che presenterà appunto tre squadre della provincia di Udine e una squadra di Trieste. Anche Trieste quest'anno si è attrezzata per affrontare il terzo campionato nazionale con una squadra di tutto rispetto e quindi i derby saranno tutti da seguire. Un girone B che per di più sarà davvero equilibrato con una promozione diretta in A2 a disposizione, cosa che non accade abitualmente in questo campionato. E dunque grande lotta in questo girone, 26 partite tutte da seguire insieme a noi. Ma entriamo subito nel vivo della partita, così durante il commento potremo anche un po' aggiornare il roster della CDA Talmassons che ha delle novità importanti. Siamo nel primo set, la squadra di casa è avanti per 3-0 e già abbiamo visto un punto di una nuova protagonista di quest'anno, un opposto che è tornato a calcare il parquet, Sara Perrone. Ma sì, quello che siamo riusciti ad allestire quest'anno è una squadra in primis tutta friulana, ma è una squadra di atlete di esperienza, ma anche una squadra di atlete come Sara Perrone, e come dicevi tu, e anche Cozzo Valentina, che arrivano da un periodo di inattività. È una scommessa che abbiamo voluto fare su di loro e penso di aver fatto bene, perché sono ragazze che in palestra sono molto professionali, lavorano e per cui diciamo molto bene. Riguardo al girone B, come dicevi tu, da quello che si sente in giro direi che rispetto all'anno scorso forse l'asticella si è alzata, diverse squadre si sono rafforzate, anche questa è una neopromossa ma pescato da Cerea, le migliori giocatrici che erano a Cerea, per cui già oggi per noi sarà un buon test, anche perché più il tempo passa e penso più la nostra squadra potrà migliorare, perché ovviamente aver cambiato tanto, avendo giocatrici che arrivano da un periodo in attività, il tempo sicuramente giocherà a nostro favore. E senz'altro sarà così. L'inizio buono in questo primo set per la CDA Talmassons, schierata dal confermatissimo tecnico Stefano Castegnaro, coadiuvato sempre come secondo allenatore da Francesca Terasso. Allora diamo un'occhiata allo starting six che vede Camilla Gior, un altro nuovo arrivo di quest'anno direttamente dall'Itas Citafiera Martignacco, opposta a Sara Perrone. All'ala Nardone, è un'altra scommessa per la CDA Talmassons, la giovanissima Aurora Poser, sorella della Letizia Poser che è ancora nella squadra ma oggi non vediamo schierata in campo, e al centro due centrali, due atlete di assoluto rispetto come Rizzetto, Antonella Rizzetto, quest'anno anche capitano, e Daniela Nardini che si presenta così con questo muro perentorio sull'attacco da zona 2 dell'opposto vicentino. 5-2 attualmente il punteggio in questo primo set. Dicevamo al centro Rizzetto e Daniela Nardini con un passato in giro per l'Italia nelle squadre di A e di A2, che ha deciso di rientrare nella piccola patria e affrontare questa nuova avventura, nuova per lei si può dire, insomma dopo tanto peregrinare in giro per la penisola, e di affrontare questa avventura con la CDA Talmassons. È libero, confermato rispetto all'anno scorso, Gianni Ponte. Ma entriamo nel vivo della telecronaca. Siamo 5-3 in questo primo set e altro muro vincente questa volta di Sara Perrone sulla schiacciatrice Martina Povolo.
Muro, che già si sta presentando come una delle armi in più per questa CDA, Gianni. Sì, anche delle amichevoli è un fondamentale dove sicuramente abbiamo delle atlete con grandi potenzialità, Rizzetto, Nardini, la stessa Perona che hai visto, mi pare i due muri adesso sono stati tutti e due i suoi, e sicuramente questo è una cosa che ci potrà aiutare molto. Prima hai citato un atleta che oggi non è in campo e che l'anno scorso è stata determinante, è Letizia Pose, che purtroppo si trascina ancora dal Tour de Force l'anno scorso, un problema alla spalla che speriamo di vedere in campo molto presto, perché sicuramente avremo bisogno di lei. E intanto sua sorella Aurora Poser, lo ricordiamo, classe 98, per cui è davvero davvero giovanissima, ha realizzato, penso sia il suo primo punto in attacco in B1, scuola Kions per lei. Grande tecnica individuale, è pronta all'avventura nella terza categoria nazionale. Ora non trovano l'intesa perfetta Giora e Rizzetto, ma deve comunque insistere Camilla con i centrali, l'abbiamo detto, delle vere bocche da fuoco per la squadra allenata da Castagnaro. 7-4 al servizio Greta Marcolina, friulana, pordenonese, ma militato sempre in squadre del Veneto. E di nuovo Aurora Poser ci fa vedere di cosa è capace con un attacco in intrarotazione sul lungolinea. Sorride Gianni. Sì, perché prima della gara ti dicevo Aurora ha fatto benissimo nelle amichevoli, nei tornei precampionato. Ho detto speriamo che per la sua giovane età non gli pesi questo esordio in B1, ma mi pare che proprio ha tutte le carte in regola per fare bene tutto il campionato, ha già questa maturità nonostante la giovane età, anche perché Kions è abituata a giocare partite di alto livello, per cui bene, bene, sono veramente felice di essere riuscito a portare a Talmassons, e per lei sicuramente può essere un trampolino di lancio. L'hai detto tu Gianni, un trampolino di lancio, approfittiamo magari per salutare anche un'altra atleta che è passata di qua e che oggi affronta la prima partita in A2, Giulia Miobertolo, una centrale, anche lei scuola Kions, insomma potrebbe essere un buon auspicio anche per la carriera di Aurora. Sì, Giulia poi sbirciando un po' sui siti internet non è certamente a Caserta a fare, mi pare, solo la comparsa, ma mi pare che si stia ritagliando anche uno spazio in campo, quindi sono felice per lei e per quello che è riuscito a dare a noi e quello che noi siamo riusciti a dare a lei, insomma. Abbiamo un po' approfittato del primo time out tecnico, la CDA Talmassons è avanti in questo primo set contro Montecchio per 8-4. Attacco ficcante di Martina Povolo, difeso da Ponte, ma poi non ci arriva nessuno, 8-5, Montecchio che non molla. Montecchio, e parliamo anche un po' della squadra vicentina, che oltre al DS, che è attualmente quello che era dell'anno scorso di Cerea, il DS dunque si è portato in dote diversi elementi della squadra dell'anno scorso di Cerea, che si è distinta, nonostante un difficile momento societario, si è distinta per combattività fino alla fine del campionato. Iniziamo dall'allenatore Marcello Bertolini per continuare con Lucchetti, la schiacciatrice numero 10 che vedremo sicuramente in azione. E per continuare anche con il centrale Fabiana Brutti, anche lei da Cerea e anche capitano di questa squadra. 8-7 intanto, con un paio di errori della CDA Talmassons, Montecchio si è rifatta sotto, fast di Rizzetto. E inizia così a entrare nello score Antonella Rizzetto, che possiamo ricominciare a chiamare Capitan Rizzetto come eravamo abituati ai tempi del Porcia. Riesce a recuperare anche questa palla Montecchio, e poi ancora Rizzetto, gran difesa di Pericati, anche Pericati un ex Cerea, ma può ricostruire la CDA Talmassons con Nardone, ancora Pericati da seconda linea, Marcolina non va giù la palla, e poi
Aurora Poser con questa pipe a mettere giù il decimo punto. Grande impatto sulla partita di Aurora Poser, che sembra aver messo da parte, come diceva Gianni, la paura dell'esordio. Sta andando davvero tutto in campo. Ancora fast di Rizzetto, ancora grande difesa di Pericati. Come vedete, cliente parecchio difficile. C'è muro di Rizzetto, ma anche la copertura. Lucchetti, buon tocco del muro. Giora per Nardone. Azione lunga questa, ancora Lucchetti. Riesce a sfondare il muro di Giora, 10-8. Bello scambio questo, il migliore fino a questo momento. Si sapeva comunque che non sarebbe stata una partita facile questa, Gianni. Sì, soprattutto si stanno evidenziando le loro qualità in difesa, stanno veramente difendendo alla grande. Dopo un inizio forse un po' timido, anche per loro l'esordio, magari non è categoria, adesso stanno facendo vedere che per noi oggi sarà difficile. Tanto altro buon tocco a muro. Dall'una e dall'altra parte, anche Rizzetto viene difesa, Lucchetti verso il centro, Perrone capisce tutto, palla spinta per Nardone, tocco del muro, copertura di Ponte, di seconda intenzione, Giora. Una palla che le vedo fare per la prima volta. Anche Camilla è una scommessa, è una ragazza che l'anno scorso era a Martignacco, alla quale ha voluto dare un'opportunità di un po' anche di riscattarsi, diciamo, e per serietà e per veramente una ragazza splendida, e spero che per lei sia un anno veramente anche per lei di grandi soddisfazioni. È sicuramente un motivo in più per seguire i derby, perché insomma questi passaggi dall'una all'altra squadra, poi avremo occasione di parlarne durante il campionato, daranno quel pepe in più. Ai, match. E di nuovo Nardini a muro. E si candida Daniela Nardini ad essere una delle top scorer di questo girone. Veramente muro granitico il suo. Certo c'è l'imbarazzo della scelta tra Rizzetto e Nardini. Lucchetti, diagonale stretta, riesce a difendere Nardone, ma la palla è di nuovo nel campo del Montecchio. Ancora Lucchetti, palla out, non c'è tocco. 14-8. Gioco solido fino a questo momento della CDA Talmassos, che costringe l'allenatore Bertolini a chiamare il secondo timeout discrezionale a sua disposizione. Gioco solido, dicevo, perché non ci sono state lunghe sequenze di errori, magari un paio di errori sull'8-7, però comunque la squadra si è sempre ripresa, non andando proprio in sequenza con errori gratuiti. Sì, sì, in effetti, ma entrambe le squadre non stanno commettendo pochissimi errori. Parlavi prima di motivazione, un'altra atleta che è tornata a Talmassons con grandi motivazioni, e aspetteremo pure i derby con Udine e Stefania Nardone. Siamo stati separati in casa per un anno, visto che lei aveva scelto di stare a Udine, è tornata qua motivatissima, per cui anche da questo punto di vista ha un'altra atleta in campo che ha tanta voglia, e questo per noi è importante. E già ci ha fatto vedere qualcosa. Sarà sicuramente contenta delle divise nuove, visto che sappiamo insomma la sua predilezione per i colori sgargianti. Ma riprendiamo con la telecronaca. Nardone, diagonale stretta, palla che ritorna a tutta velocità nel campo della CDA Talmassons. Poser, palla angolata, ma Marcolina c'è. Da seconda linea. Marcolina, scusate, al numero 3. Prima intenzione del palleggiatore. Viene fischiata la portata a Nardone, è primo tocco ma era molto accentuato il movimento, ci può stare. 14-9. Attenzione al servizio del palleggiatore, servita ancora Nardone, muro. Questa volta di Marianna Fiocco, l'altro centrale di Montecchio,
Lei che viene dall'Arena Volley Verona, quindi già un'esperienza in categoria. Giovane, classe 94. Aurora Poser in ricezione, non si intendono Nardini e Perrone. Attacco di Marcolina, però viene toccato dal muro. Poser da seconda linea, la palla è dentro. Millimetrica Aurora Poser. Chiusura di polso. Abbiamo detto giovanissima, ma tecnica affinata. A Chionsa, la corte di Glauco Sellan. Tra l'altro Chionsa che quest'anno si può avvalere di un tecnico di altissimo livello. Quindi anche il campionato di B2 femminile è tutto da seguire. 15-11. Lucchetti al servizio, attenzione al suo servizio. Palla che finisce però direttamente out e si va così al secondo timeout tecnico di questo primo set con il vantaggio della CDA Talmassons per 16-11. Dicevamo che sarà un campionato, un girone B di B1 femminile piuttosto equilibrato e già c'è stato qualche risultato sorpresa nelle prime partite giocate il sabato con l'Itas Cittafiera Martignacco, che ha allestito una squadra davvero di altissimo livello, che però è caduta sul campo delle giovani di San Donà. E quindi Gianni, nessuna partita da sottovalutare, assolutamente. No, ma sai, nessuna partita da sottovalutare, non credo che Martignacco abbia sottovalutato San Donà, sinceramente. Ma sai, sono la prima di campionato e l'esordio, temo anch'io per le mie ragazze che sentano questa responsabilità, soprattutto quando sei indicata fra le squadre più forti del campionato. Così penso sia successo a Martignacco. Ritengo invece molto buono il risultato che ha fatto Trieste, che ha vinto 3-1 con una squadra che la Duna, che dicono veramente sia stata allestita per fare il salto di categoria. Quindi, come vedi, se Trieste nella fase di precampionato forse ha fatto vedere qualcosa di meno rispetto a noi e Martignacco, invece è partita col piede giusto. Tra l'altro Trieste che gioca nel palazzetto principale della città e quindi anche questo un palcoscenico veramente d'eccezione per il volley. Era tempo, insomma, che non si vedeva una squadra protagonista nel palazzetto, diciamo, più grande, insomma sono più di 5.000 posti a Trieste, quindi è una bella occasione anche per andare a vedere questo spettacolo. Ricordiamo che tra l'altro Trieste ha ingaggiato un tecnico che l'anno scorso si è giocato una finale scudetto, quindi Marco Gaspari, motivo in più per non mancare ai derby. Ma rientriamo in telecronaca sul 17-12, vantaggio CDA Talmassons con il servizio di Daniela Nardini. Brutti, il capitano, manda direttamente out questo primo tempo, servito dall'alzatrice Giroldi. 18-12, palla cortissima di Nardini che mette in difficoltà la ricezione di Montecchio, ma Rizzetto non riesce a realizzare il rigore. Troppo facile per Antonella. 18-13. Marcolina dietro la linea dei 9 metri, palla flottante, difficoltà per Nardone. Allora, così di Giora, che però non viene fischiata dal primo arbitro Dennis Serafin. Ci pensa poi Martina Povolo a mettere giù il 18-14. Attenzione, perché questa è una fase importante del set. Attacco a 3 per la CDA Talmassons. Vola Nardone su questa ricezione, Perrone anche con palla staccata, lavora sulle mani del muro. 19-14.
Sara Perrone, l'abbiamo accennato prima, dopo un anno di stop per dedicarsi agli studi, si è laureata in giurisprudenza, è tornata sul parquet e sta facendo valere tutta la sua esperienza fino a questo punto. Sicuramente forma fisica ottimale, ancora da riprendere, ma insomma classe da vendere. Dalla prima amichevole, dalla prima partita, è quella che era logico che fosse così, è cresciuta in maniera veramente esponenziale. Non dico che ancora la Perrone che di Porcia, ma ci arriverà molto presto. Attenzione ora Muro su Rizzetto, battezza bene le intenzioni di Giora. Povolo 20-15, ed è proprio Povolo ad andare al servizio. Molto, molto positiva la schiacciatrice classe 90 fino a questo momento. Poser non riesce a forzare l'attacco. Lucchetti, Murata, c'è la copertura. Ancora Lucchetti in lungo linea, ci arriva Nardone. Palla altissima per Poser. Anche su palla non perfetta. Cerca l'ultimo metro di campo, lo trova, 21-15. Ed è proprio lei al servizio, attenzione al suo servizio, può far male in questo fondamentale. E infatti è una battuta veramente velenosissima, in qualche modo ci arriva Pericati, ma non riesce Montecchi a portare a termine questa azione. 22-15. Dicevi di Aurora, no? Non arriva forse alla battuta di sua sorella, ma come dici tu è una battuta molto efficace, non potente come quella di Poser, però con delle traiettorie che veramente ti mettono in difficoltà. L'aspettavano già bassa, il libero, tra l'altro che è un ottimo libero per i catti, l'aspettava già in posizione piuttosto accosciata, invece la palla si è alzata. Questa volta è brava per i catti a ricevere questa palla, Lucchetti. Alza la parabola, 22-16. Al servizio Brutti. E attenzione anche al suo servizio, se ricordo bene rispetto all'anno scorso, un salto flotta efficace. Qualche difficoltà, vola Giora su questa ricezione non precisissima. Ancora Aurora in difesa, palla troppo spinta per Nardone che cerca di salvare ma non ce la fa. 22-17. Ancora Brutti, vediamo se Bertolini darà di nuovo indicazioni per battere in zona 1. Vediamo se insisteranno proprio su Aurora. No, cambia obiettivo, cerca Nardone. Fast per Rizzetto, tocco del muro, può ricostruire Talmassons, ancora muro. Ed è Ponte ad alzare per Nardone in bagger, palla che non va giù. Lucchetti da zona 2, ancora Ponte in bagger per Perrone, palla che danza sulla rete. Ma è un'azione lunga, ad avere ragione è Clara Canton. Lei molto giovane, 98. Le ragazze di Bertolini hanno deciso di non forzare particolarmente gli attacchi, di cercare delle parabole un po' più alte e di forzare sicuramente la battuta che sta salendo di tono in questa fase finale del set. Ancora Lucchetti da zona 2. Attenzione perché Montecchio si rifà sotto, 22-19 in questo primo set. E c'è il time out chiamato da Stefano Castegnaro. E fa bene a chiamare time out perché sia sul 18-12 che sul 22-15 hai visto che è una squadra che non molla, che continua a giocare, quindi vuol dire che è squadra. Ora penso che devono solo un momentino tranquillizzarsi, fare il cambio palla e andare a chiudere il set.
Basta una buona ricezione, credo che la rotazione comunque positiva, forse la più difficoltosa per l'entrata di Giora, ma come dice Gianni bisogna solamente recuperare questa palla. Attacco a due per la CDA Talmassons, ma la cosa importante è ricevere bene. Fa a metà Ponte, può ricostruire Montecchio, l'attacco di Lucchetti, Murata, ancora Lucchetti, Muro, c'è il tocco di Rizzetto, non se la sente Aurora Poser di saltare su questa palla, ancora Muro di Rizzetto e ancora attacco di Lucchetti, grande protagonista in questo finale. Spinge il pallone Giora, non potendolo giocare, ancora Lucchetti e questa volta il muro di Nardone va giù. Muro di Talmassons che risponde presente, ma altrettanto presente alla copertura attenta delle ragazze di Bertolini. 23-19. Importante questo cambio palla. Mentre il capitano in campo in questo momento, Pavolo, chiede formazione per le sorelle Ramonda Montecchio, anche un po' per recuperare fiato visto che ci sono stati degli scambi abbastanza intensi. Tutto pronto per il servizio di Capitan Rizzetto. 23-19 in questo primo set divertente, questo primo set della prima del campionato di B1 femminile. Nardone in diagonale per Ricati, è pronta ancora Lucchetti, palla out, non c'è tocco, la palla ha toccato semplicemente la rete, traiettoria difficile cercata da Lucchetti. 24-19, set ball per la CDA Talmassons. Primo tempo di fiocco, Murato, seconda intenzione del palleggiatore, risponde anche Giora con una seconda intenzione ma la palla non va giù. Lucchetti praticamente senza rincorsa inganna il muro delle friulane e sul 24-20 c'è il cambio di diagonale, rientra Marcolina ed rientra Giroldi e se ne va al servizio. Ancora attacco a due per la CDA Talmassons. Primo tempo di Daniela Nardini e così si conclude il primo set a favore della CDA Talmassons tra gli applausi del pubblico con il punteggio di 25-20. Sì, come vedi, come ti dicevo prima, forse devono ancora trovare l'intesa Giora con Nardini, anche perché forse Nardini in Serie A forse è abituata anche a una palla più veloce, ma è giusto che insista perché alla fine poi penso che riusciranno anche a trovare l'intesa. Loro sono partite molto determinate, come ti dicevo anche nel primo set, una squadra che non è certo venuta qua rassegnata, è venuta in gita. Chiaramente adesso tireranno fuori tutto quello, noi dobbiamo essere bravi a stare tranquilli e a riprendere in mano la gara. 0-4 intanto in questo secondo set con Brutti che continua nella sua sequenza al servizio. Buona palla ora per Nardini, a gran difesa della stessa Brutti. Nardone da zona 2, pallonetto delizioso con Brutti che si arrabbia con se stessa per non aver capito le intenzioni di Stefania Perfidia, come l'abbiamo soprannominata Nardone, e questo colpo un po' di perfidia ce l'aveva, dai. 1-4, ancora Nardone su Lucchetti, in bagger Giroldi, ancora per Lucchetti, tocco del muro, Perrone rende la palla disponibile
per, attenzione, difesa di testa, sta quasi per fare punto in palleggio Lucchetti. Aurora Poser e poi la fast di Mariana che va giù, di Mariana Fiocco che va giù 1-5. Gran colpo di Aurora Poser che ha centrato in piena testa la giocatrice veneta, ma è stata svelta per i Catti a recuperare questo pallone, ovviamente è giocabile. Perrone, difesa da Povolo, palla, deve correre Giora per servire questa palla a Poser, però non forza, palla corta di Marcolina, buona la copertura, ancora Lucchetti verso il centro, ci arriva Nardone, pallonetto insidioso di Perrone, ma prendono davvero tutto le ragazze del Montecchio. Palla altissima per Poser che ancora non può forzare, che la palla non è precisa, e a mettere fine a questa quantomeno rocambolesca azione ci pensa solamente l'errore di Mariana Fiocco con Girolli, che aveva giocato una palla veloce alla fine di un'azione durata almeno 4-5 azioni. Beh, non era facile per il centrale seguirla nelle sue intenzioni. Si rifà subito Fiocco, ma c'è una buona difesa di Nardini e poi Aurora Poser sulla prima palla più vicina a rete lascia andare il braccio e tira talmente forte che Marcolina non può tenere questa palla. Sai, quando trovi squadre che difendono così tanto devi anche avere pazienza, secondo me, non lasciarti prendere un po' dalla, perché rischi anche poi di commettere errori. Buon pallonetto di Lucchetti, ma fa buona guardia la difesa contro muro a uno, però Lucchetti ha la meglio 3-6. E ce la ricordavamo bene Lucchetti, abbiamo ritrovato la stessa giocatrice battagliera che abbiamo visto in casacca gialla l'anno scorso. 3-6. Vero, ben servita da Giroldi. Ancora Aurora Poser chiamata in causa sia in ricezione che in attacco. Difesa dell'Oni presente Lucchetti, Povolo, tocco del muro, può attaccare Perrone in diagonale stretta, trova la strada sgombra. 4-6. Giocatrice concreta Sara Perrone, lo dimostra anche in questo caso. Proprio lei ad andare al servizio. Partita segnata da relativamente pochi errori al servizio e poi Camilla Giora con il pugnetto la mette in zona 5. Sono i colpi che mi ricordano Berasi, si vede che il Trentino insegna in questo senso. 5-6, ricuce lo strappo la CDA Talmassons, ma il servizio di Sara Perrone si deposita sulla rete, quindi 5-7, ed è la centrale Mariana Fiocco, classe 94, ad andare dietro la linea dei 9 metri. Ricezione a 3 per la squadra nata da Stefano Castegnaro. Vediamo chi andrà a cercare Fiocco, cerca Ponte, corta, qualche difficoltà in ricezione, ci mettono comunque una pezza le ragazze friulane, ma può contrattaccare in primo tempo Brutti che apre molto bene la spalla, tira una fiondata verso zona 5, indifendibile, 5-8. E si arriva così al primo time out tecnico di questo secondo set con il vantaggio di 3 punti della squadra avversaria.
Palazzetto pieno anche quest'oggi per l'esordio casalingo della CDA Talmassons, come d'abitudine d'altronde, e anche rappresentanza della squadra ospite per questo esordio in B1. Diamo un'occhiata, approfittando di questo time out, anche a che cosa è successo alle altre regionali, in particolare alla B maschile. Nel girone unico di quest'anno, le tre regionali nostre portacolori sono inserite nel girone C. L'unica ad aver già giocato è la Gori Wines Prata, nuovo sponsor per la Viteria 2000 Prata, ma stessa squadra, stessa dirigenza, con qualche novità, speriamo di avere occasione di parlarne durante l'anno. Gori Wines Prata che ha vinto per 3-0 in casa. Ma rientriamo in cronaca di questo appassionante secondo set, con sempre il servizio di fiocco molto corto, c'è Nardone. Primo tempo murato con decisione da Brutti, 5-9. Brutti davvero una cliente scomoda a muro, grande esperienza nella categoria. Ha intuito perfettamente le intenzioni di Camilla Giora. Fiocco mette fine alla sua serie con questo errore al servizio, cercava sempre una battuta corta, in modo a mettere magari fuori il gioco con i centrali. 6-9. Aurora Poser. Salto float per lei, Lucchetti c'è, ricezione perfetta, Povolo, difesa di Ponte proprio sulla testa di Giora, la seconda linea di Aurora Poser, prova anche su questo Giroldi, 7-9, gran colpo in pipe di Aurora Poser, mentre si asciuga il parquet. Ancora la giovane schiacciatrice della CDA con la palla in mano, attende il fischio dell'arbitro, ancora su Lucchetti, sta comunque ricevendo molto bene nell'uno contro uno. Brutti vince di nuovo contro il muro di Rizzetto, 7-10, si tiene ben stretta questi 3 punti di vantaggio la squadra vicentina. Si fanno sentire i tifosi di casa, ancora difficoltà in ricezione questa volta per Aurora Poser, può attaccare Povolo, palla out, non c'è tocco, di poco, buona l'intenzione di Povolo, ma non la mira, non perfetta. 8-10 Rizzetto. Palla corta, proprio su Povolo. Palla finisce nel campo della CDA Pastichal. Nardini. Peccato perché era una palla davvero, diciamo, un regalo fatto da Montecchio, che non ne ha fatti veramente pochi di regali questa sera. Sì, sì, diciamo su quelle palle così al limite. La fortuna sta un po' dalla loro parte, no? Perché anche qui, anche questa palla qua, Daniele è stata anche parecchio sfortunata, secondo me. 8-12 con la buona battuta trovata da Martina Povolo. Vediamo se insisterà ancora su Aurora Poser, è così. La ricezione finisce tra le fauci di Lucchetti, che non se lo fa ripetere 2 volte, mette giù il rigore, 8-13. E Stefano Castegnaro corre ai ripari con un cambio tra sorelle, esce Aurora, entra Letizia Poser tra gli applausi del pubblico. Vediamo se Povolo insisterà proprio su di lei, trova Nardone invece, buona la ricezione, ancora Nardone che però manda la palla direttamente out.
8-14. Ora, situazione complicata per la CDA. Stefano Castagnaro chiama infatti un time out. Sì, soprattutto anche per Stefania, che forse sta sentendo un po' più del previsto l'emozione dell'esordio. Sta facendo fatica un po' a passare, l'hanno murato un paio di volte e adesso sta cercando colpi magari troppo difficili. E come accennavamo prima, ci vuole un po' di pazienza con questa squadra. Magari non cercare il punto al primo colpo, specialmente con muro piazzato, e insistere sulla ricostruzione, sulla seconda ricostruzione. Non è facile. Ma bisogna avere un po' di pazienza. Ora Giora si trova con attacco a due e probabilmente una Letizia Poser che è meglio non fare attaccare in pipe. Vediamo cosa deciderà di fare. Buona ricezione proprio di Letizia Poser e poi Nardini a segno con la fast. 9-14. Camilla Giora decide di battere su Povolo, ricezione perfetta, la seconda linea di Marcolina a segno, 9-15. Palla schizza via dalle mani di Camilla Giora ed è Brutti a tornare al servizio, protagonista nel giro precedente, nella rotazione precedente, di un gran turno in battuta che non si ripete per l'errore della centrale. Errore comunque approvato in un certo senso da Bertolini, che gli ha chiesto di forzare, di andare a cercare proprio zona 1. 10-15, Nardone. Ora gioco un po' più spezzettato, meno azione lunghe come nel primo set. Nardone va a cercare Lucchetti, palla altissima per Marcolina che non può attaccare. Free ball CDA con il primo tempo stellare di Nardini, che vola davvero. E qualche palla un po' più comoda per Camilla Giora, le dà sicuramente più agio di mettere in azione Daniela Nardini in primo tempo. 11-15. Momento fondamentale per cercare la reazione. Ancora Nardone su Lucchetti, questa volta ricezione perfetta. Primo tempo di fiocco, Lucchetti di seconda intenzione, ma può ricostruire la CDA con Perrone, che sta cercando costantemente Marcolina in zona 1. E questa scelta sta pagando, se trova quella traiettoria libera riesce a fare punto normalmente. 12-15 e time out chiamato proprio da Bertolini. Appena le azioni sono un po' allungate, allora lì si è riusciti a mettere giù palla. Sì, ma direi nel complesso buona la reazione della squadra. Questo vuol dire che anche la mia squadra è una squadra che non molla mai. Eravamo sotto 15-9, mi pare. Quindi questo è un buon segno. E quindi stavolta sul 12-15 sempre vantaggio per Montecchio. Ricordo il primo set è stato vinto dalla squadra di casa per 25-20. Primo time out discrezionale chiamato da Bertolini sul tentativo di rimonta della squadra rosa alla destra dei vostri teleschermi. Ancora Nardone per il servizio. Allora sempre a cercare Lucchetti in palleggio, fast di fiocco e questa volta Aurora Poser rientrata in campo in prima linea, dice no, di qua non si passa, 13-15, CDA meno 2. È importante anche forzare forse, perché a parte Aurora Poser battevamo forse un po' in maniera un po' troppo timida prima. Nardone sta forzando bene su Lucchetti. E Nardini non è convintissima che l'arbitro abbia fischiato, nel dubbio tira una bomba, diciamo così. Noi apprezziamo.
In ogni caso 14-15. Vantaggio ancora per Montecchio, ma si rifà sotto la squadra di Castegnaro. Difficoltà in ricezione, Nardini che commette l'ingenuità di fare un tetto e manda così tutti al secondo time out tecnico. 14-16, si è oscurata la visuale di Giroldi con le mani di Nardini, ma operazione fallosa da parte della centrale friulana. Peccato perché si è un po' interrotta la rincorsa positiva della CDA Talmassons, che con il servizio di Nardone, come diceva Gianni, è riuscita un po' a forzare la mano di Giroldi e anche di confondere un po' l'idea Lucchetti, che fino a questo momento davvero aveva sbagliato molto molto poco. Diciamo con Brutti, che adesso è fuori, con anche questa rotazione ci andiamo subito al cambio palla, poi forse riusciamo a prenderle. Voglio dire anche un'altra cosa, una nota positiva, è una costante a vedere il palazzetto alla prima del campionato già tutto esaurito. Segno che è particolarmente sentito, ma insomma l'ho accennato anche prima, non è una novità, sempre palazzetto di Talmassons molto caldo. Perrone in lungolinea, bella difesa di Pericati e poi passa Marcolina con il muro di Nardini che non riesce a chiudere quella diagonale. 14-17, di nuovo al servizio Giroldi, missione per il terzetto in ricezione. Nardone, Ponte e Poser ricevono una palla perfetta per dare la possibilità a Nardini di attaccare. Manco a dirlo, è accaduto proprio questo. Non forza Nardini, ma è ugualmente efficace. Comunque c'è l'invasione della numero 9 Fiocco. È al servizio proprio Danilo Nardini. Su Povolo, palla spinta per Marcolina. Buona la copertura di Pericati. Lucchetti, muro forse un po' in anticipo in questo caso, non riesce ad essere invadente nel momento in cui Lucchetti colpisce la palla. 15-18 e di nuovo Montecchio avanti di questi tre punti che si sta tenendo stretti dall'inizio del set. Palla per Poser, tocco del muro e Giroldi serve questa palla a Povolo. Aurora Poser viene colpita in testa, restituisce un po' il favore Povolo rispetto a quello che era successo nel primo set. 15-19. Dai, dai, bimbe. Ancora Lucchetti. Ancora non è tornata in prima linea Brutti, ma comunque difficoltà per la CDA di metter giù palla proprio. Trova le soluzioni efficaci in attacco da seconda linea Nardone, ma questa palla appoggiata non può andare giù con un libero come Pericati. E l'attacco da zona 2 di Marcolina finisce out direttamente, non c'è tocco. 16-19. Guarda, è una squadra veramente molto ben organizzata in difesa, sulle coperture, hai visto anche sui nostri muri, e c'è sempre il libero che arriva sempre, per cui sarà veramente dura. Perfetta ricezione di Pericati. Marcolina in diagonale, c'è Nardone, non riesce a mettere giù palla Rizzetto, che è troppo sotto quella palla, e poi Povolo segue le indicazioni dell'arbitro, di Bertolini, trovare il money out. Lo fa con un'ottima tecnica, 16-20. C'è il cambio al servizio, entra Martina Azzini, classe 98, al posto di Fiocco.
E c'è il cambio anche per la CDA Talmassoso, doppio cambio, quindi cambia la diagonale. Al posto di Giora Perrone entrano Bini e Venturini. Buon servizio di Martina, ma la sua flot non si abbassa. 17-20 e di nuovo cambio per Martina, che torna nella zona del riscaldamento al servizio Aurora Poser. Palla che sfiora il nastro, ma gran diagonale di Marcolina, che ha trovato davvero la traiettoria giusta. Sta insistendo sempre in questa diagonale stretta, non strettissima. 17-21 e timeout, il secondo discrezionale chiamato da Stefano Castegnaro. Ma adesso giustamente Stefano ha provato anche a alzare il muro con Venturini davanti. Voglio segnalare altre due conferme, Bini e Venturini, due ragazze che l'anno scorso erano già con noi. Sicuramente Venturini potrà continuare il suo percorso di crescita, che già l'anno scorso comunque ha segnato diverse presenze in campo, e Bini, anche lei della sua esperienza, sicuramente è un giocatore molto importante per noi. Quindi Stefano Castegnaro prova anche quest'arma. In questo caso Bini non potrà entrare direttamente al servizio, sappiamo che tante volte non ha potuto sfruttare il servizio, sappiamo che tante volte Caterina ha dato punti importanti proprio da dietro la linea di 9 metri. 17-21, Marcolina, palla lunga verso Aurora Poser, deve alzare in bagger Bini. Tocco del muro, può ricostruire per i Cati, palla altissima per Povolo, difesa di Poser. Nardone si deve inventare qualcosa, non riesce a golare abbastanza questa palla, ancora Povolo, tocco del muro, azione lunga. Nardone, muro, copertura. Ancora Nardone, palla molto spinta, non c'è tocco del muro. 17-22. E al servizio va Marcolina. Che spinge su Aurora Poser, può attaccare Venturini, palla lunga ma facile preda di Lucchetti. Primo tempo non forzato di Brutti, ancora di nuovo copertura e buona difesa di Nardone, che è chiamata tantissimo ad attaccare in questo finale di set. Risponde presente, 18-22, ma tanta fatica per mettere giù palla. Rizzetto con i centrali che praticamente non sono ricomparsi nello score in questa seconda parte di set, e si sente un po' la loro mancanza in attacco. 19-22. Ancora Rizzetto, Lucchetti, fast di Brutti, c'è il recupero acrobatico, ma può attaccare nuovamente Povolo, tocco del muro a mani alte Nardone, Bini per l'attacco da zona 2 di Venturini, non vincente Povolo, murata, ha una mano per i Cati, ancora Povolo, non forza, ed è la scelta giusta perché Poser arriva solo a toccare questo pallone. 19-23. Partita difficile. Set difficile da recuperare, ma non impossibile. C'è il doppio cambio chiamato da Bertolini. Cambio della diagonale, entra la numero 4, Cristina Tacchella. E l'opposto, la numero 1, Clara Canton, due giovanissime, classe 97 e 98 rispettivamente. 19-23 dicevamo il puntaggio in questo secondo set. E al servizio Martina Povolo.
E forza su Poser, buona la sua ricezione, primo tempo per Nardini che però non può forzare, la palla un po' staccata. Nardini comunque arriva ad altezze veramente impossibili per gli altri e ce lo dimostra con questo muro. Per Brutti è molto più difficile passare quando c'è davanti Daniela Nardini. 20-23 e di nuovo cambio ordinato da Stefano Castegnaro che rigetta nella mischia Giora e Perrone. Buono comunque l'impatto di Caterina e Marta quando sono state chiamate in causa. Tutto pronto per la ripresa del gioco, questo finale di secondo set, Giora comodo, forse troppo su Lucchetti che può attaccare. Giora per Nardone, Moro out, non c'è tocco. 21-23, ma si deve ancora asciugare il campo. Lotta tra i due allenatori, di nuovo doppio cambio anche per Bertolini che rimanda in campo la diagonale Giroldi, Marcolina, 21-23. Impresa difficile per la CDA, ma non impossibile. Finiti i cambi anche per Bertolini. Ancora palla comoda su Lucchetti, che però trova il muro di Nardini. Attenzione Lucchetti a terra, ma per fortuna nessun problema. Palla un po' corta e Nardini a gioco più facile. Murare l'attaccante numero 10 di Montecchio. Time out questa volta chiamato ovviamente da Bertolini sul punteggio di 22-23. Il secondo set non è ancora finito, abbiamo già praticamente superato l'ora di gioco, da un po' la cifra di quanto questa partita sia stata intensa, sia intensa fino a questo punto. Ma viste le premesse del primo set erano quasi normale aspettarsi questo. Ora nelle mani di Giora c'è una palla che scotta e l'importante è non sbagliare il servizio e se, vediamo se riusciamo a prenderle. Io scommetterei sulla fast di Brutti. Vediamo se sono buona profeta. Lì dovrà essere pronta Nardone a mettere le mani davanti all'attacco della centrale. Pericati. E invece no, la seconda linea di Marcolina. Bella difesa di Giora. Può attaccare Perrone con muro 1. Non chiude Brutti. Cidia che ricuccia, 23 pari. Tra gli applausi del pubblico. Fa sentire il pubblico di casa. Ancora Giora. Palla corta su Pericati, perfetta sulla testa di Giroldi. La diagonale di Brutti è in campo. 24-23, set ball, anzi 23-24, set ball per Montecchio. Attenzione al servizio di Brutti, vediamo se deciderà di forzare oppure di condizionare l'attacco avversario. Attacco della CDA a 3, Ponte, palla un po' staccata ma possibilità per di attaccare per Perrone che anche da zona 4 sa il fatto suo. 24 pari, si andrà ai vantaggi. Nardone al servizio, prima ha insistito molto su Lucchetti. Ancora attacco a due per la squadra di Bertolini. Ora non può contare la prima linea di Brutti, proprio a Lucchetti, tocco del muro. Ma la palla schizza via. Corrono Ponte e Nardone, ma non è sufficiente. 24-25, secondo set ball per Montecchio. Una rotazione senz'altro più positiva per Bertolini che può contare anche sul buon servizio di Giroldi. Palla che cade, può attaccare comunque Poser, gran difesa ancora di Pericati. Lucchetti, attenzione,
Allo pallonetto, sì, mani al volto per Lucchetti, ha perso un'occasione perché era senz'altro una buona palla quella che aveva in mente. Rimane in palla, le rimane in mano questa palla a tricolore, 25 pari, tutto da rifare. Nardini, super Ricati, tocco di Marcolina, ci arriva Nardone, ma no, la palla, anzi Poser, ma no, la palla tocca a terra. Terzo set ball per Montecchio. Secondo set emozionante questo. Mentre si continua ad asciugare il parquet, la partita si è fatta davvero intensa. Terzo set ball. Ora in prima linea anche Rizzetto. Al servizio Lucchetti. Cerca Perrone. Ah. È un opposto atipico perché riceve molto bene. Attenzione a Marcolina, Murata. La palla finisce sull'asta. È annullato anche questo set ball. 26 pari. Si scalda il pubblico. Proprio Sara Perrone, dietro la linea dei 9 metri. Gran bel servizio, Lucchetti arriva anche su questo. Marcolina, palla molto staccata. Non riesce a superare la rete. 27-26, il primo set ball in questo secondo set a disposizione della squadra casalinga. La squadra di casa, ancora Perrone. Piedi a terra, a cercare sempre Lucchetti, palla bassa per Giroldi, la alza per Marcolina in diagonale. Perrone difende verso il centro del campo, ma Ponte non si avventa su quel pallone pensando nell'intervento di Giora. 27 pari. Tre set ball da una parte, uno solo per la CDA. E ora il quarto arriva a disposizione di Montecchio, in particolare di colei che ha realizzato questo ace. 27-28. Jenny Ponte deve dimenticare in fretta l'errore di prima, essere di nuovo presente in ricezione. Perrone in ricezione, palla alta per Poser, che fa dei carotaggi in zona 4. Infermabile Aurora Poser se prende la palla a questa altezza vicino a rete. 28 pari. Si continua questo set interminabile. Aurora Poser, la palla si alza, finisce out. Quinto set ball per la squadra di Bertolini. Lotta di nervi. Marcolina con Perrone che rimane a presidiare la ricezione. In diagonale Aurora Poser, palla un po' staccata, deve attaccare Nardone, gran lungolinea, ci arriva Pericati, palla spedita e torna nella campo della CDA. Fast per Rizzetto che viene murata. E il secondo set si conclude con la vittoria delle sorelle Ramonda Montecchio per 28-30. Un set pari, tutto da rifare per la CDA Talma Sons, che era partita molto bene vincendo il primo set 25-20 e poi ha dovuto fare i conti con un Montecchio che
non ha mollato ed è andata a vincere il secondo set per 28-30. Sì, però sotto per tutto il set, teniamo buono il recupero che abbiamo fatto e addirittura penso che lo potevamo anche vincere per un paio di incomprensioni in difesa, quindi speriamo che la squadra continui da dove ha concluso il set. Intanto si inizia con un ace di una delle protagoniste del secondo set, Martino Povolo, che va a colpire alle spalle di Nardone. Buona questa volta la sua difesa, fast di Nardini. Contenimento di Lucchetti, che ora può attaccare. Tocco del muro, c'è la difesa di Ponte. Poser da seconda linea, difesa di Povolo. Tengono veramente su tutto le ragazze di Bertolini e questa caratteristica le sta facendo guadagnare la squadra vicentina parecchi punti. Anche in questo caso contrattacco non irresistibile, ma in qualche modo ci diata il Massons che si ritrova un po' spaesata rispetto a questa tenacia di Montecchio. Ora ci si mette anche un po' la fortuna su questo servizio di Povolo, 0-3. Servizio che ha rotolato lungo la rete ed è finito nel campo friulano. Ora salto flot per lei a cercare Aurora Poser. Palla molto staccata. Nardone senza forzare. Palla alta per Lucchetti. In diagonale. Palla forse destinata ad andare out, ma forse è toccata già dal muro. C'è anche il tocco di Ponte. Ponte e Nardone che si guardano. 0-4. Un po' di assistere nuovamente al set precedente. Questa volta Povolo manda la palla sulla rete. E al servizio va Camilla Giora. Troppo facile su Pericati questa palla. Brutti. Arriva Ponte in difesa, bagger di Giora con Nardone che trova il campo. Bertolini indica che la palla era effettivamente dentro, dando una mano alle sue ragazze che avevano avuto un'impressione diversa. 2-4. Ancora Giora. Bisogna ricominciare a fare un po' di punti al servizio, anche per riprendere una predominanza psicologica in questa partita. Buon servizio di Giora. Pericati arriva anche su questo. Lucchetti, ma è free ball per il primo tempo di Nardini. Difeso anche questo. Brutti contro Nardini. Lucchetti di prima intenzione può contrattaccare Perrone in lungolinea. Mani alte. Pericati si lotta ancora a muro. C'è l'invasione di Lucchetti con Perrone che era intervenuta correttamente su quella palla. 3-4. Ancora Giora. Vediamo se cercherà di scavalcare nuovamente Lucchetti, che sembra una buona scelta. Stavolta è buona la ricezione della schiacciatrice. Muro, copertura. Ancora Lucchetti. Bisogna. Ma questa palla deve essere assolutamente difesa. Con muro piazzato Lucchetti non poteva passare. 3-5. Comunque buona reazione della CDA Talmassons. Importante non far scappare le avversarie. Brutti. Salto flot, out, non di molto. Rischia molto Brutti. Perché soluzioni difficili, 4-5. Nardone. Palla ancora su Lucchetti, che però sta rispondendo bene in ricezione. Bel pallonetto.
di Marcolina, proprio dietro il muro, aveva intuito Nardini, ci prova a Ponte ma la palla cade, 4-6. Giroldi al servizio. Su Poser, ricezione così così, ma Poser può metterci una pezza con questo attacco. Ancora Lucchetti, muro, out. Sembra una lotta tra Davide e Golia, quella tra Lucchetti e Perrone, il muro composto da Perrone e Nardini. Ah, brava la schiacciatrice. In questo caso difficoltà in ricezione per Ponte, la palla finisce direttamente dall'altra parte, qualche dubbio per un'invasione, ma il secondo arbitro Luca Ceconato è deciso, non c'è invasione, si va al primo time out tecnico di questo terzo set sul punteggio di 4-8, vantaggio per le sorelle Ramonda Montecchio. Sicuramente in questo time out le ragazze potranno tranquillizzarsi, vedo in particolare Jenny un po' più in difficoltà del solito. Niente, come dicevi tu prima, bisogna avere calma, tranquillità, superare questo momento difficile come l'abbiamo fatto il primo set e essere più precisi, soprattutto in ricezione a questo punto. Grande pressione infatti sulle attaccanti di palla alta. Quella che sta rispondendo meglio fino a questo momento è Sara Perrone, che fa davvero pochissimi errori. Ma si presuppone, diciamo, una resistenza ad azioni lunghe, perché Montecchio sta davvero difendendo tutto e anche una maggior precisione sul contrattacco. Errore al servizio di Giroldi, 5-8. Sarà anche una lotta fisica perché i ritmi fino a questo momento sono stati alti. Bisogna vedere chi ne avrà di più fino alla fine. Nardini, ficcante su Povolo, può attaccare Fiocco, palla alta per Perrone, tocco del muro, c'è Giroldi, Perica, Tinbagger, palla attaccata per Lucchetti, autocopertura, ancora Perica, Tinbagger, questa volta per Marcolina, trova il money out di giustezza. Prestazione di Marcolina che è cresciuta di livello. Indicazioni di Stefano Castegnaro per Perrone. 5-9 il punteggio. E Lucchetti ancora al servizio che chiede indicazioni a Marcello Bertolini. Vediamo se cercheranno di mettere ancora in difficoltà Jenny Ponte. Invece no, insiste su Nardone. Pallonetto delizioso di Aurora Poser. Attenzione però perché Marcolina rimane a terra. Ma per fortuna niente di grave. Si rialza all'opposta. Autocheck rapido e può riprendere a giocare. 6-9. Perrone su Lucchetti. Giara riesce ad alzare questa palla. Poser stavolta abbassa troppo il colpo. 6-10. Dai. Ancora forza. Deve affinare appunto colpi sporchi Aurora Poser. Alla molto spinta per lei, non va giù. Buon tocco del muro sull'attacco di Povolo. In bagger ancora Giora per Poser, ma palla un po' staccata. Povolo ancora al muro, rimane nel campo della CDA.
6-11. Fiocco al servizio. Quello che si percepisce però rimanendo fuori dal campo è il fatto che Montecchio ovviamente sia sull'onda dell'entusiasmo, mentre la CDA sia psicologicamente un po' spenta. Sì, sicuramente loro sono molto più determinate, poi sai, anche a muro noi ci siamo, poi tutte quelle palle, anche il muro di prima, ci vuole anche un po' di fortuna e tutte le palle dubbie stanno dalla loro parte. Sì, comunque in realtà quello che dici tu è vero, vedo un po' la squadra un po' preoccupata e spenta, mentre loro sembrano in 10 in campo. Siamo sul 7-11, intanto la palla è in mano a Aurora Poser. Intanto seguiamo questa. È un po' di fortuna, arriva anche dalla parte delle friulane, 8-11. Rischia molto Aurora Poser. Il campo le dà ragione. Purtroppo poi Stefano c'ha Letizia, cioè le frecce che ha nell'arco non le può utilizzare perché anche Valentina ha fatto 2 allenamenti. Letizia ha il problema alla spalla, quindi non ha neanche tante alternative per cambiare un po' la partita. E fare entrare una combattente come Bordon per un attimo? Ma sai, anche lei comunque ha avuto in precampionato un infortunio agli addominali e si è allenata solo questa settimana. Ora problemi in ricezione per la CDA, che recupera almeno in parte la fast di Brutti, non va. Buona possibilità ora per Perrone. Attacca, ma c'ha la difesa di Lucchetti. Popolo, tocco del muro. E Pavolo ha trovato il modo di far punto. Ora il muro della CDA deve cercare qualche soluzione. 8-13 il punteggio, ma quel che preoccupa di più, come accennavo prima, sono gli sguardi un po' bassi dalla squadra friulana, che deve cercare di scuotersi un po' da questo momento complicato. Anche perché alla Vicentina adesso sembra andare tutto bene. 8-13 dunque e time out chiamato da Stefano Castagnaro. D'altronde nel conto dei set si è sull'uno pari, quindi nulla è ancora detto. E quindi bisogna partire da questo dato statistico per riprendere un po' le redini della partita. Marcolina al servizio, bisogna riportare in campo l'apporto di punti del capitano Antonella Rizzetto. E Pericati difende anche questa difficoltà in difesa, brava Giora e brava anche Nardone a mettere giù questa palla. 9-13. Rizzetto al servizio. Chiede l'asciugatura del campo. Attacco a 2 per la CDA Talmassons con Rizzetto. Vediamo chi deciderà di battere, magari corto, invece trova Lucchetti, ma palla troppo semplice per Lucchetti, che riceve perfettamente. E Giroldi chiama in causa Brutti, in questo momento in prima linea, 9-14.
Popolo, attenzione alla zona 5, infatti cerca nuovamente, questa volta trova Aurora Poser, palla per Nardone, buona difesa di Marcolina, Lucchetti, palla out, anzi palla dentro, scusate, io l'avevo vista out, invece gran lungo linea di Lucchetti che continua a fare bello e brutto tempo, trova un pertugio a destra di Giore, ci passa Povolo su Nardone, palla staccata da seconda linea, Poser riesce a recuperare anche questa, il centrale Brutti da seconda linea, Marcolina in diagonale, si fa sorprendere Ponte, 9-16, si va al secondo timeout tecnico con il vantaggio per 7 punti della squadra ospite. E il CD Talmassos effettivamente in difficoltà in questo momento. Senza nulla togliere ai nostri demeriti, diciamo, diamo merito anche alla squadra avversaria che sta giocando veramente bene, in tutti i fondamentali, e questo ha tolto quasi tutte le mie ragazze le sicurezze che di solito hanno in campo, perché stanno facendo anche degli errori abbastanza banali. 9-16 quindi, Cidia che già pronta a rientrare in campo. Bertolini invece continua a parlare con le sue ragazze che si stanno d'altronde comportando perfettamente fino a questo momento. Ma niente è ancora perso. Stefano Castegnaro si gioca la carta cozzo. Poi anche nell'ottica di mandare in campo una che è davvero una combattente. Lei torna alla pallavolo di alto livello dopo aver avuto una bimba. Ma questo cambio non sortisce l'effetto desiderato, perché Povolo mette a segno un ace, 9-17. C'è il cambio chiamato da Castignaro che vuole far rifiatare Ponte e manda in campo al posto di Ponte Letizia Poser. Gioca tutte le carte a sua disposizione Stefano Castegnaro, perché sa che è un momento importante del match. Povolo proprio su Letizia Pose, che comunque riesce a tenere la palla nel campo della CDA e Nardone mentre palla a terra, 10-17, un passo alla volta è importante in questo momento. Non guardare la montagna che si deve scalare, ma andare avanti passo passo. Giora al servizio, bella flottante, ma Povolo ha una ricezione veramente perfetta. Lucchetti con muro a uno, passa come una lama del burro, 10-18. E secondo time out discrezionale chiamato da Stefano Castegnaro, che prende fiato prima di iniziare il discorso. Difficile un po' commentare perché la squadra che stiamo vedendo adesso non è quella che ha iniziato il set, pur avendo davanti, come abbiamo detto più volte, una squadra che sta davvero difendendo tutto. Sì, la chiave di lettura di quello che stiamo vedendo è quello che hai detto tu adesso. Mi aspetto che comunque sono ragazze che non sono ragazze di esperienza, che devono saper superare anche questi momenti come l'hanno fatto nel secondo set. Adesso anche la scelta di Castagnaro di togliere il libero, vabbè, per me è discutibile, comunque vediamo quello che riescono a fare. Adesso ha un sestetto, tutte ragazze sicuramente di esperienza in campo, vediamo, ha puntato forse anche su quello. Tanto Povolo ha sganciato una battuta davvero bella. E qui si sono aggrappate proprio
al punto le ragazze in rosa con Nardone, che è andata a guadagnare l'11-18. È proprio lei ad andare al servizio. Palla spinta su Povolo. Rigore, non vince il contrasto Nardini. Perrone in diagonale. Marcolina c'è, proprio lei chiamata ad attaccare. La palla tocca la rete. Ancora Perrone, muro, copertura di Nardone. Giora spinge per Cozzo, la sua prima palla. Urlo liberatorio di Valentina Cozzo. 12-18. Nardone, ancora al servizio. Buon servizio il suo, ancora difficoltà per Montecchio. E questa volta Nardini non fa fallo. La palla rimane nel campo della squadra rosso-blu. 13-18, un passo alla volta. Attenzione perché Bertolini, per non saperne leggere né scrivere, chiama un time out, lo chiama subito perché ha visto una scintilla riaccendersi nello sguardo delle friulane. E quindi 13-18, time out chiamato dall'allenatore ex Cerea. E CDA che cerca di recuperare, anche se non in perfetto stile, insomma cerca di recuperare la situazione, c'è tutto il tempo per farlo in questo terzo set e ricordiamo che i set sono uno pari. Nardone dopo l'interruzione prolungata deve tornare dietro la linea dei 9 metri, deve cercare di farlo in modo efficace. Andrà a cercare zona 5. Palla che sfiora la rete, c'è Pericati. Primo tempo, difesa in qualche modo Cozzo. Nardini non può attaccare. Free ball per Lucchetti, tocco del muro. Giora, Nardone in bagger, palla altissima per Cozzo. In lungo linea, Valentina Cozzo. Valentina Cozzo is back. Magari non al top della condizione fisica, anche perché per dei motivi diciamo contrattuali non è riuscita a fare tutta la preparazione con la squadra, però la grinta è quella di sempre. 14-18, Nardone spara la palla a metà rete. Mormori del pubblico, ma bisogna continuare a sostenere la propria squadra. 14-19. Cozzo che rimane in campo. Proprio lei cercata in ricezione. Palla perfetta per Nardini che manda direttamente out. Anche questo errore che non ci voleva perché l'alzata era buona. La ricezione pure. Ancora al servizio Giroldi. Commette lei questa volta errore al servizio, fa un regalo alla squadra di casa. E c'è il cambio, ovviamente. Ritorna in campo Rizzetto, esce Letizia Poser. E Daniela Nardini va al servizio. Vediamo quale sarà il suo obiettivo. Marcolina, ma palla troppo facile. Lucchetti, pallonetto. Cozzo ci mette lo zampino con Nardini che si era già tuffata per difendere questa palla. 15-21. Gianni Ponte torna in campo dopo la pausa al posto proprio di Daniela Nardini, proprio lei a venire coperta praticamente da
Nardone che prende una palla non sua in questo caso. 15-22 per il rigore messo a segno da Fiocco. Ancora Lucchetti. Palla buona per Nardone, primo tempo di Rizzetto, Murato. 15-23. Palla bassa effettivamente per Rizzetto, però forse poteva trovare un altro tipo di soluzione. Situazione adesso davvero difficile da recuperare, questo terzo set. Buona ricezione di Ponte. Cozzo, Murata, Perrone, pallonetto, ci arriva Pericati a una mano e poi tiraccio di Povolo che, visto il punteggio, se lo può permettere. 16-23, ultima chiamata davvero per riprendere questo set, ma è importante di entrare in partita con lo spirito giusto. Perrone palla lunga su Lucchetti, buona anche questa ricezione. Poi Fiocco manda direttamente out, non c'è tocco. La palla sembrava essere passata sul filo della rete. Cardellino giallo pronto da parte del primo arbitro, ma no. Partita estremamente corretta fino a questo punto. 17-23, Perrone. Su Lucchetti, palla molto staccata in bagger. Povolo, buona difesa, una mano di Ponte. Dopo la copertura può contrattaccare Cozzo, che però non forza. Da seconda linea Lucchetti, Perrone in difesa. Cozzo, Murata, palla out. In questo caso abbastanza fortunata Cozzo, che probabilmente cercava la rigiocata sul muro per poi continuare con l'azione. E il muro invece di Fiocco è andato direttamente out. Gran battuta di Perrone. Pericati a una mano. Attenzione, free ball CDA per la palla spinta per Cozzo. Murata può rigiocare, Giora ancora con Cozzo, pallonetto, intuisce Povolo ma non può attaccare. Lucchetti da seconda linea, palla per Rizzetto che però non aggancia questo invito di Giora e poi a mettere la palla giù è Marcolina. 18-24, 6 set ball per la squadra di Marcello Bertolini. Fiocco ad andare al servizio. Ha annullato questo primo set ball proprio per l'errore al servizio di Fiocco. Dietro la linea di 9 metri c'è Cozzo. E indicazioni di Castegnano che però non sono riuscito a vedere. Palla lunga su Lucchetti, primo tempo difende distinto Cozzo, difende distinto Perrone e Cozzo che notoriamente non ha paura di nulla. Al suo rientro in B1 lascia partire questa pipe. Diciamo, su Valentina, se il ben tempo si vede dal mattino, direi che il suo approccio alla gara con 3 allenamenti direi che è più che sufficiente. Attenzione all'attacco di Marcolina che non passa. Ancora Marcolina contro un muro a uno, capisce Nardone ma non può attaccare la CDA. Free ball per Montecchio che mette giù con questo pallonetto il 25esimo punto e si aggiudica il terzo set col punteggio di 20-25. Un 7-2 in favore della squadra ospite, sorelle Ramonda Montecchio. Strada in salita ma non impercorribile per la CDA Talmassons.
che si presenta in questo quarto set con la formazione che ha concluso il set precedente, con Perrone opposta alla regista Giora, all'ala Nardone e Cozzo, e al centro Nardini e Rizzetto. Intanto si è iniziati con un buon punto di Brutti. Rizzetto chiamata in causa, c'è assolutamente bisogno di lei per trovare punti in questo quarto set. Palla corta per Nardone, 0-2. Bel servizio di Brutti. Nardone, palla spinta, qualche mormorio degli avversari, poi Lucchetti passa sul muro, comunque ben piazzato di Giorgio Rizzetto. 0-3, ancora avvio in salita per la CDA. Brutti su Cozzo, buona la sua ricezione, primo tempo dietro per Rizzetto, ma è Nardone a trovare il primo punto con un money out. Primo tempo di fiocco, palla che finisce direttamente out. Dai raga, dai! Due a tre. Proprio Capitan Rizzetto al servizio, palla a rete per lei. Oggi serata non facile per il capitano Antonella Rizzetto. Giroldi su Ponte, la giocabile per Giora. Nardone passa molto alta sul muro non compatto di Fiocco e Marcolina. Tre a quattro. Giora al servizio su Povolo, alla spinta per Marcolina che passa sopra il muro in una traiettoria teoricamente coperta da un muro importante come quello di Perrone e Nardini, che infatti si guardano un po', cercano di trovare la coordinazione giusta per non far passare questi palloni. Secondo me è proprio il tempo di muro sbagliato, troppo in anticipo. Primo tempo di Nardini che non riesce a ribadire a terra questo pallone, ma trova comunque il punto. Sappiamo che c'è da soffrire in questa partita e bisogna veramente trovare il campo avversario con le unghie e con i denti. E in effetti Stefano Castagnaro in questo momento ha preferito una formazione di esperienza, lasciando in panchina anche Aurora Poser, che comunque aveva fatto molto bene all'inizio del set, il primo set vinto proprio per 25-20 dalla squadra della Bassa. Lucchetti ancora buona la sua ricezione, palla molto alta per Marcolina. Giora arriva in bagger, Nardone, la diagonale out, 4-6. Fiocco al servizio, ritorna in campo Brutti in prima linea. Attenzione ora ai suoi primi tempi. Buona palla di... buona ricezione di Ponte e ne approfitta subito Giora per servire questo cioccolatino a Nardini.
che va a segno 5-6. Un po' di rifornimento regolare, Giora dà il meglio di sé, dovuto correre molto durante tutta la partita. Ancora insistono su Lucchetti, che sta ricevendo molto bene. C'è poca incisività nel servizio e troppe le scelte aperte per la palleggiatrice Giroldi, che può servire a suo piacimento, nascondendo anche fino all'ultimo le sue intenzioni. 5-7. Marcolina, sempre su ponte, palla imprecisa. Può attaccare però da seconda linea Nardone, senza forzare. Fast di Brutti, a segno. 5-8. Primo time out tecnico di questo quarto set. Con la CDA che in questo momento non riesce a ritrovare la coesione di squadra. Anche se sta comunque combattendo. Quello che forse oggi manca un po' è il coraggio, un po' anche la brillantezza di una combattente come sappiamo essere Antonella Rizzetto. Sì, lo vedi, manca il coraggio, lo vedi dalla battuta, lo vedi anche in attacco. E manca, ma quello magari si sapeva, visto che magari l'organizzazione di gioco, il fatto di trovarsi anche in campo in difesa, perché stiamo difendendo pochissimo rispetto a loro. Manca un po' di coraggio, manca un po' di intensità, ma si può fare assolutamente. Perché, come accennato, se anche lo stile non è perfetto, si può ribaltare l'inerzia psicologica di questa partita. Buon servizio di Marcolina, buona anche la ricezione. Primo tempo di Rizzetto, murato bene da Brutti, può rigiocare. Povolo, e c'è l'invasione di Perrone. Forse un tocco di asta, ma non credo l'invasione. 5-9. Gianni in questo caso ha visto meglio, c'è effettivamente l'invasione. Ancora Marcolina, spingere su ponte. Buona palla per Cozzo, c'è il muro. Buona copertura di Gianni Ponte. Contro un muro a uno Perrone, non riesce a mettere giù palla. Povolo. Il tempo del muro è troppo anticipato. Non sono giocatrici altissime, bisogna aspettare secondo me ancora un po'. Ah, naturalmente, è abbastanza facile dirlo da qua. 5-10. No, quello che mi preoccupa è che vedo una squadra rassegnata, non capisco perché. Ci si è tutto il tempo per recuperare e anche per vincerla questa partita, però non si è tornata a accendersi ancora la luce secondo me. Perrone, piedi a terra per lei. Palla ancora su Lucchetti, ancora troppo facile per Lucchetti. Povolo, tocco del muro. Perrone da seconda linea, è free ball per Brutti, non se lo fa ripetere due volte. 6-11. Al servizio Povolo, ma prima c'è il time out chiamato da Stefano Castagnaro, che ci vuole parlare su. Finora buono l'ingresso di Cozzo, per dare un po' di animo alla situazione, e una grande assente per vari motivi
Proprio il capitano Antonella Rizzetto, che non è riuscita a entrare in partita perfettamente, andare nella carica che a volte l'abbiamo vista dare in situazioni similari. Ma come detto, niente ancora detto. È sicuramente il fatto che oggi la ricezione non abbia funzionato perfettamente è stato un fattore. Quello che stiamo vedendo fino a questo momento in campo. Giora di prima intenzione. Buon colpo di Camilla Giora, che sfrutta tutta la sua elevazione. Questa palla di sinistro le riesce molto bene. E sono un po' addormentate le ragazze di Bertolini. Cozzo, spinta su per Icati, ma troppo facile. Lucchetti vuole troppo ora dalla sua diagonale strettissima. 8-11. Attimo di pausa nella carica agonistica di Montecchio. Dovrebbe cercare di approfittarne la CDA. È a meno 3. Davvero bel servizio di Cozzo. Palla attaccata. In qualche modo recupera la CDA, ma può attaccare Lucchetti, trova il money out. In questo caso stava ritardando il muro d'ora, in anticipo Rizzetto. 8-12, ma bisogna crederci. Brutti su Cozzo, palla staccata, corre Giora. Non può attaccare Nardone. Palla spinta per Fiocco, che però non chiude. Ancora Nardone, tocco del muro. Difesa dell'opposto Vicentino. Palla spinta di Lucchetti, che semina zizzania nella difesa della CDA. Ancora Lucchetti, gran difesa di Ponte. Palla spinta per Nardone. Anche questa difesa, ancora Nardone. Questa volta in lungolinea. La palla va giù. 9-11. Nardini di nuovo in prima linea. Sì, questi sono i punti che ci dovrebbero far cambiare idea, no? Anche a loro che sono in campo e a crederci. Fiocco, murata da Nardone. ...10-12, momento importante della partita. Ancora capitan Rizzetto al servizio. Palla lunga su Povolo. Prima intenzione, seconda intenzione, anzi scusate, della numero 14 Giroldi, e questa volta a sonnecchiare è la difesa della CDA. 10-13. Buona variazione di gioco proposta da Giroldi. Proprio lei al servizio, va a cercare Cozzo. Palla in mano a Giora, palla alta per Nardone. Copertura ancora di Cozzo, ancora Nardone. Cerca il lungolinea, cerca proprio a Giroldi, ma può attaccare Lucchetti anche in questo caso. Ancora Cozzo in difesa. Perrone non trova il muro, non trova il campo. 10-14. Su Ponte, può attaccare Nardini, autocopertura, ancora palla alta per Nardone, ha attaccato davvero un'infinità di palloni Nardone. Da seconda linea Cozzo, verso il centro, Pericati fa buona guardia, ha una mano proprio Cozzo, recuperano questo pallone le ragazze di Castegnaro, ma può attaccare Marcolina, palla dentro. ...10-15. Si asciuga ancora il campo. Ok,
mentre Nardone in questo momento capitano chiede la formazione. Giroldi flottante su Cozzo, che sta tenendo bene in ricezione Nardini. La sua diagonale viene tenuta dalla numero 5 vicentina. Seconda intenzione di Giora, va giù. ...11-15... ci vuole coraggio adesso, come diceva il presidente prima. Cuore oltre l'ostacolo. Al servizio Camilla Giora. Vai Cami! Bel servizio che mette in difficoltà Lucchetti. Giroldi corre, Marcolina, difesa di Ponte. Apertura per Perrone, che svirgola questa volta il pallone. Aveva fatto tutto bene la CDA, ma non c'è la conclusione di Perrone. 11-16, si va al secondo time out tecnico con le sorelle Ramonda Montecchio, che mantiene il vantaggio di 5 punti in questo quarto decisivo set. Un peccato davvero, perché sembrava essersi messa di nuovo bene la partita e poi qualche errore di troppo ha ricacciato un po' giù la tua squadra. Sì, a sprazzi anche noi riusciamo a esprimerci al meglio, diciamo, mentre loro hanno una continuità di rendimento costante per tutta la gara e noi purtroppo abbiamo dei vuoti che poi si traducono in 5 punti sotto. Come abbiamo detto, situazione recuperabile, però bisogna fare in fretta perché il tempo stringe. Al servizio Lucchetti. Tra le migliori in campo questa sera. Tra l'altro anche l'anno scorso ho detto che come giocatrice mi ricordava parecchio Cozzo. E il campo mi sta dando abbastanza ragione. E sono due atlete che non hanno paura davvero di nulla, che rischiano molto. Marcolina a segno, il muro della CDA non è abbastanza invadente da fermarlo, la palla scappa via. 11-17, altro timeout chiamato da Stefano Castegnaro, che sta provando davvero di tutto per interrompere il gioco, cercare di richiamare le sue ragazze in qualche modo, perché sa che il momento è complicato e delicato. Ovviamente le ragazze in maglia rossa già pronte a rientrare. Sull'onda dell'entusiasmo che è seguito a quel secondo set vinto ai vantaggi per 28-30. Lucchetti, salto float ancora per lei, primo tempo di Nardini, però non riesce mai a forzare il pallone. Povolo invece insiste a trovare la parte alta delle mani del muro con costanza. 11-18. Ancora Lucchetti a cercare Nardone, primo tempo di Nardini, difeso anche questo dalla palleggiatrice Giroldi. Marcolina, tocco del muro, Giora per Perrone, fall out, non c'è tocco. 11-19,
Da un'occhiata alla panchina, Stefano chiama in causa Marta Venturini proprio al posto di Perrone. Per dare una mano anche a Giora, che non potendo servire centrale, avendo sfruttato tantissimo Nardone, deve avere delle scelte in attacco. 11-19, parziale pesante in questo momento. Palla alta per Nardone, che trova il muro di Povolo, l'esultanza più che comprensibile della panchina vicentina. Lucchetti, palla su Ponte, buona la sua ricezione anche se un po' staccata, gran bordata di Venturini, difesa anche questa con la spalla da Pericati, anche questa ottima difesa di Lucchetti. Si supera Ponte ma non può attaccare alla CDA, free ball per Marcolina, a segno con questa gran diagonale. Ma abbiamo visto di cosa sono state capaci le ragazze di Bertolini in difesa. Ed è questa caparbietà che è un po' mancata alle friulane questa sera. 11-21. Al servizio ancora Lucchetti in un turno interminabile dietro la linea dei 9 metri. Forza su Ponte. Venturini, pallonetto, ma fa buona guardia Giroldi. E questa volta invece Povolo non trova le mani del muro, dopo averla trovata per parecchie volte, sbagliando la mira. 12-21. Nardone. Pericati, palla un po' staccata per Giroldi che apre bene per Marcolina. Gran colpo da parte dell'opposto, classe 92, 12-22. A questo punto la situazione è davvero complicata. Viene chiamato al cambio da Castegnaro, rigetta nella mischia Aurora Poser. Per questa fase del quarto set, Fiocco al servizio. Sì, la cosa che mi preoccupa di più non è tanto l'aspetto tecnico, per quello, su quello ci puoi lavorare, è proprio l'atteggiamento mentale che ha avuto la squadra, perché secondo me ha mollato troppo presto. Questa è una cosa su cui Stefano soprattutto deve lavorare in settimana sicuramente, perché 12-23 è un po' preoccupante. 12-23, l'hai appena detto tu, è effettivamente un parziale molto ampio che dà parecchio materiale all'allenatore per lavorare. Il campionato è lunghissimo, il girone ha 14 squadre, però probabilmente ci si aspettavano un esordio diverso. Ma attenzione, seguiamo questo set, buon attacco di Nardini in primo tempo, 13-23. Un recupero a questo punto avrebbe dell'incredibile, cioè entrerebbe negli annali della pallavolo. Ma stiamo a vedere. Nardini, palla corta, Povolo difende anche questo, Marcolina, buona difesa di Giora, palla alta per Venturini che si inventa comunque qualcosa. Primo tempo di brutti, prova ad andare anche su questa Nardone. Ma davvero questa era una palla difficile. Bel primo tempo spostato di brutti. E ora davvero ci sono 11 set ball, match ball per le sorelle Montecchio. E comunque al di là dei nostri demeriti io mi voglio sbilanciare. Questa squadra sicuramente sarà protagonista nel campionato di B1, perché anche vedendo anche il livello dell'anno scorso, questa è una squadra di alta classifica secondo me. Primo match ball per la squadra vicentina, lo potrebbe chiudere Povolo con un pallonetto, deve alzare in bagger Rizzetto, Poser a segno,
annullato il primo match ball, ne rimangono ancora 10. Venturini al servizio, palla su Lucchetti, seconda intenzione di Giroldi che la voleva chiudere lei questa partita. Povolo, muro, copertura di Giroldi, ma la palla rimane nel campo di sinistra. 15-24, ha annullato un altro match ball, ne rimangono 9. Si asciuga il campo ed è pronta al prossimo servizio Venturini. Vediamo se deciderà di forzare. Sempre su Lucchetti, palla un po' bassa, ma Brutti può mettere a terra con questa fast il 25esimo punto. Le sorelle Ramonda Montecchio si aggiudicano il set per 15-25 e il match per 1-3. Una vittoria meritata per quanto si è visto in campo, Gianni. Tanto da lavorare ancora per la CDA Talma Sons, ma le potenzialità ci sono tutte. Sì, le potenzialità ci sono tutte. È ovvio che una vittoria all'esordo agevola tutto di più il compito di Stefano. Una sconfitta, anche se con una squadra secondo me di livello, ci crea qualche problemino in più, ma sicuramente sono ragazze d'esperienza che domani sicuramente penseranno già alla prossima partita, avranno già cancellato questa brutta sconfitta, ecco. Allora ringrazio Gianni De Paoli per avermi fatto compagnia in questa telecronaca. Ricordo il risultato: le sorelle Ramonda Montecchio vincono sul campo della CDA Talma Sons per 1-3.